per entrare nello spirito del progetto, noi abbiamo assistito a una serie di rivoluzioni del sistema della produzione agroalimentare dall'epoca neolitica, dal neolitico in poi, e ad ogni gradino di questa rivoluzione, che si è succeduta per qualche migliaio di anni, abbiamo visto un aumento della popolazione, reso possibile proprio dall'aumento di disponibilità di cibo. Dopo il Neolitico, facciamo un salto all'epoca, al XVIII secolo, con l'avvento della rivoluzione industriale, quando le macchine sono entrate nei campi e hanno cominciato a aiutare il lavoro che prima era sostenuto soltanto dall'uomo e dagli animali da tiro. Poi arriviamo all'inizio del XX secolo, quando inizia la grande rivoluzione verde, grazie alla produzione industriale di ammoniaca, col processo Haber-Bosch, per la fertilizzazione dei terreni, e poi la rivoluzione genetica di Burlach, che nella seconda metà del XX secolo, all'inizio della seconda metà del XX secolo, anni 60-70, ha rivoluzionato la genetica dei cereali, migliorandone notevolmente i cultivar. Poco dopo, a cominciare più o meno dagli anni 80, la domanda di pesce era in crescita, ma la pesca non riusciva a coprire il fabbisogno, ed ecco che si sviluppa l'acquacoltura, si sviluppa quella che sarebbe l'acquacoltura moderna, perché l'acquacoltura in realtà è una tecnologia molto antica. Abbiamo reperti fenici, quindi però è andata avanti un po' come la brace sotto la cenere, fino appunto negli anni 60, anni 80. A questo punto abbiamo tutt'oggi circa 1,3 miliardi di persone che ricavano il fabbisogno proteico dal pesce allevato, si tratta di una popolazione in continua crescita. Ma l'acquacoltura ha bisogno di innovazione e di ricerca affinché possa svilupparsi in un modo sostenibile, con rispetto dell'ambiente, e possa continuare a dare al consumatore un prodotto sano e ricco di nutrienti. Uno dei maggiori problemi dell'acquacoltura moderna, come ha accennato anche il presidente dell'API poc'anzi, è proprio la mangimistica, che rappresenta anche un po' un collo di bottiglia. La sostenibilità dell'acquacoltura è in funzione del tipo di mangimi che riusciamo a produrre. Questo grafico, che abbiamo già visto poco fa, presentato dal professor Hardy, ci mostra come sono andati i consumi di farina e olio di pesce per i mangimi per l'acquacoltura dagli anni 60 fino ad oggi. E bisogna dire che in effetti sì, storicamente si usava farina di pesce e olio di pesce, che sono andati via via a essere sostituiti dopo gli anni 2000, all'inizio di questo secolo. D'altra parte, verso il 2000, proprio nel 2000, è uscito un lavoro di Rosamund Naylor, pubblicato su Nature nel giugno 2000, con pesanti critiche alla sostenibilità dell'acquacoltura proprio per la grande domanda di risorsa oceanica per produrre il pesce, appunto. Dopo da allora, però, per tutta una serie di nuove conoscenze, si è iniziato a sostituire farina e olio di pesce con dei prodotti alternativi, e le cose sono molto cambiate, come vedremo, e come vedrete anche nelle comunicazioni che seguiranno. Tanto che proprio un paio di mesi fa, sempre Rosamund Naylor e Ronald Hardy, che ha preceduto, hanno pubblicato ancora su Nature uno studio retrospettivo degli ultimi 20 anni, dove le precedenti considerazioni negative sono drasticamente ridotte, ma non solo,
viene rivisto l'impatto dell'acquacoltura sulla risorsa oceanica, sottolineandone piuttosto il contributo sul bilancio dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quindi in senso molto positivo. Ma qual è il quadro della situazione? Adesso lo vediamo da questa relazione della FAO del 2020, che riporta i dati aggiornati fino al 2018. Abbiamo 96 milioni di tonnellate di prodotto della pesca tra l'acqua dolce e l'acqua salata. Di queste però solo 70 milioni di tonnellate arrivano sulla tavola dal consumatore, perché circa 22 milioni di tonnellate vengono utilizzate o per mangimi o per l'industria cosmetica o per altri tipi di industria farmacologica o altri tipi di attività. Se aggiungiamo le 82 milioni di tonnellate di prodotto dell'acquacoltura, quindi già decisamente superiore a quello che sulla tavola arriva dalla pesca, arriviamo a 156 milioni di tonnellate che ci consentono una media su scala mondiale di 20,5 kg di pesce consumati pro capite per anno. Ma vediamo adesso i consumi e le previsioni. Dal 61 al 2017 il consumo umano di pesce è cresciuto del 3,1%, cioè ad una velocità quasi doppia rispetto alla popolazione mondiale, che è cresciuta, diciamo, solo dell'1,6%, passando da un consumo pro capite di 9 kg a 20,5 del 2018. D'altra parte, il consumo di altre proteine animali, carni, latticini, latte, eccetera, è cresciuto solamente del 2,1% nello stesso periodo, quindi abbastanza meno dei prodotti della pesca. Servono quindi ulteriori almeno 50 milioni di tonnellate di pesce per consentire l'attuale consumo pro capite alla popolazione del 2050. E questa domanda potrà essere soddisfatta solo dall'acquacoltura. Questo valore può anche essere molto sottostimato, in quanto la domanda pro capite di prodotti ittici continuerà a crescere per via della consapevolezza sugli effetti salutari dell'alimento acquatico. In una previsione di crescita del prodotto dell'acquacoltura, dobbiamo quindi prepararci ad una ulteriore domanda compresa tra 50 e 128 milioni di tonnellate, che si sommerà ai consumi attuali di 156 mila tonnellate, sapendo che il target preciso dipenderà dalle politiche e dalle abitudini sociali, incluso il differenziamento dei consumi tra acquacoltura estrattiva ed acquacoltura intensiva. Acquacoltura estrattiva, i bivalvi, le cozze, le alghe, eccetera. Ma la disponibilità di proteine potrebbe risultare limitante se disegniamo una collinetta con il volume di proteina che utilizziamo attualmente nel consumo dei pesci, è in proporzione a quello che possiamo prevedere fra una trentina d'anni, è una montagna di questo tipo che non è così facile quantizzare al momento, ma possiamo cercare di dimensionarla. Sapendo però che il nuovo fabbisogno di proteine per i mangimi dipenderà, oltre che dalla nuova domanda di pesce, anche dalle nuove tecnologie che saremo in grado di sviluppare. In questo grafico vediamo i prezzi, l'andamento dei prezzi della farina di pesce, dell'olio di pesce, come si sono sviluppati nelle ultime 2 decadi, e qui comprendiamo forse il primo motivo per cui l'industria della mangimistica ha cominciato ad abbandonare gradualmente la farina di pesce e l'olio di pesce a favore di altre alternative, di oli vegetali o farine vegetali di vario tipo. Questo è un motivo puramente economico, ma sopra questo motivo economico c'è un motivo appunto di sostenibilità. E il problema di sostenibilità.
Quanta risorsa di pesca è necessaria per produrre un chilo di pesce allevato? Alla fine del XX secolo arrivavamo con il salmone che chiedeva circa 15 kg di pesce per produrre un chilo di salmone. Noi chiamiamo fish in, fish out, questo rapporto tra pesce che consumiamo e pesce che produciamo. Si calcola questo rapporto tenendo conto di quanto prodotto estraiamo dalla pesca, dal selvatico, teniamo conto poi del fattore di conversione della specie che teniamo in allevamento. Nell'esempio della trota con fattore di conversione di 1 a 1, calcolavamo qualche anno fa 940 grammi di prodotto della pesca per un chilo di trota prodotto. In realtà qualche anno fa, perché ormai questo valore è ancora ulteriormente sceso. Quindi andiamo effettivamente verso un aumento della sostenibilità, dove il prodotto della pesca è sempre meno utilizzato. Ma abbiamo due lavori fondamentali ormai della prima decade di questo secolo, di Gatling 2007 e di Ronald Hardy nel 2010, i quali ci dicono che in realtà, ci dicevano già, che in realtà né per i gamberi né per il pesce non è veramente necessario avere della farina di pesce. E si può sostituire la farina di pesce con altri prodotti, purché siano abbastanza palatabili, purché abbiano determinate caratteristiche, però potrebbero anche avere degli altri costi. Quindi la produzione possibile senza farina di pesce o olio di pesce, qui prendo prestito una slide del mio amico Giovanni Turchini. Dice il bambino che si preoccupa un po' di questa storia qui, però qualcuno ci ha creduto provato a sviluppare questo progetto AGER, Fine Feed for Fish, acronimo 4F. Non sono rimasti tutti nella fotoricordo al primo colpo, però questo progetto si è sviluppato ormai perché con questi giorni sta chiudendo. In working group, in cinque working group in particolare. Una prima parte di lavoro consisteva nello studiare gli apporti, le integrazioni necessarie in seguito alla sostituzione della farina di pesce e in particolare cercare di sincronizzare gli aminoacidi. Per evitare che aminoacidi in forma cristallina venissero consumati ed eliminati troppo presto, prima dell'arrivo degli aminoacidi legati alle proteine. E poi studiare la necessità di integrazioni con acidi grassi a catena corta, tipo l'acido butirrico, per recuperare alcuni danni che mangimi troppo ricchi in vegetali potevano produrre all'intestino. Quindi uno studio di base per cercare di capire come le variazioni della dieta influenzavano proprio il microbiota intestinale. Da queste sono nate delle diete sperimentali che abbiamo provato prima in acquario e poi in impianti pilota. E poi validate delle formulazioni finali, validate in azienda produttiva, in azienda commerciale. Studi paralleli sono stati studi di sostenibilità economica, di sostenibilità ecologica e di qualità del prodotto. E ovviamente c'è stata anche un'esperienza piuttosto interessante sulla comunicazione, sulla divulgazione. Il progetto è stato focalizzato non su tutte le possibili alternative delle proteine in sostituzione, ma di quelle che erano già eventualmente pronte per l'uso, perché quelle che volevamo ottenere è qualche cosa che fosse immediatamente utilizzabile dall'industria mangimistica e dagli allevamenti. Quindi prodotti già realisticamente fruibili sul mercato, non prodotti che sì saranno promettenti per il futuro, perché questo avrebbe richiesto magari troppi anni. Quindi farine vegetali,
soia, pisello, glutine di mais, eccetera, ecco, proteine da le PRP, Processed Animal Proteins, in particolare farina di avicoli, e poi farine di insetti prodotti su scarti del mercato ortofrutticolo. Quando si cambia una sorgente proteica, la prima cosa da fare è confrontare con questo diagramma radar, confrontare con la ragnatela della farina di pesce, vedere se stiamo introducendo un qualche cosa che ha bisogno di una integrazione aminoacidica, come in questo caso di metionina, oppure se abbiamo un eccesso di aminoacidi che possono magari venire loro stessi deaminati e aumentare quello che è l'impatto ambientale, perché se noi abbiamo un aminoacido in eccesso, aumentiamo l'inquinamento da azoto. Avevamo già visto nei nostri studi precedenti che il danno all'intestino era direttamente proporzionale alla percentuale di farina vegetale nel mangime. Questo è uno score istologico dell'intestino. Il danno si vede quando aumenta il valore dello scoring. Nello stesso tempo, però, vedevamo che la crescita. Le performance di crescita del pesce si riducevano sempre in proporzione con i vegetali. Quindi, voleva dire che c'era bisogno di qualche integrazione, non bastava aggiungere proteine vegetali, ma bisognava fare qualcos'altro. Abbiamo dato, proprio per questo motivo, anche abbiamo dato molta importanza allo studio del microbiota intestinale, che è un po' il filtro tra l'alimentazione e il pesce vero e proprio, il corpo vero e proprio del pesce, l'intestino del pesce. Intanto il microbiota intestinale produce degli enzimi che possono facilitare la digestione dell'alimento, producono alcune sostanze nutrienti che non erano presenti direttamente nell'alimento, magari anche fattori vitaminici e acidi grassi a catena corta. Acidi grassi a catena corta, per esempio l'acido butirrico, che non solo proteggono l'intestino contro flogosi dovute a saponine o altri prodotti nella dieta che contiene un eccesso di vegetali, ma questa azione protettiva può arrivare anche al fegato. Oltre il fegato non riescono a passare perché sono acidi grassi a catena corta molto velocemente digeribili e utilizzabili dagli organi. Abbiamo poi valutato le performance dei pesci, in particolare la trota, la spigola e l'orata. Abbiamo valutato l'impatto sulla risorsa idrica. L'acquacoltura usa l'acqua ma la restituisce, salvo l'evaporazione. L'acqua utilizzata in acquacoltura viene restituita tutta. Ma le risorse utilizzate per la preparazione dei mangimi consumano dell'acqua, hanno un consumo di acqua nei campi. Se noi usiamo una proteina, un mangime con tutte le proteine di pesce, nel caso specifico, vediamo che bastano 700 litri di acqua per produrre un metro cubo, cioè una tonnellata, 700 litri di acqua per una tonnellata di pesce, in questo caso di spigola. Ma se usiamo un mangime quasi completamente di natura vegetale, vediamo che occorrono 7.500 litri, 7 tonnellate e mezza di acqua per produrre una tonnellata di spigola. In più vedete che aumenta questa parte grigia. La parte grigia è quella che è la gray water footprint, che è l'indicatore di quello che è l'apporto inquinante. La gray water footprint sarebbe l'acqua che bisogna aggiungere per diluire
fino ad avere di nuovo un'acqua di qualità accettabile, mentre qui la Grey quasi non esiste. E quindi vedete che è tutto un compromesso, la manginistica è tutto un compromesso tra sostenibilità della risorsa, sostenibilità per l'ambiente e poi per sostenibilità anche finanziaria. La qualità dei filetti è stata studiata con metodi molto sofisticati come risonanza magnetica nucleare, gas massa, eccetera. Qualità dei filetti in funzione del tipo di mangime, ovviamente. L'analisi economica, quindi, o se vogliamo la sostenibilità economica, in particolare quando si usa una farina che è molto valida dal punto di vista nutrizionale per il pesce, ma è ancora troppo costosa come la farina di insetti, ecco che qui diventa importante vedere quanto se ne può introdurre e che significato ha poi sull'economia di tutta la produzione. Come ultimo vi porto l'esempio della Summer School che abbiamo condotto nel giugno del 2019 ad Alghero, con dei risultati estremamente interessanti.